pronto per gara 2 dopo la grande e grandiosa prestazione di Samarani in gara 1, Mortali secondo, terzo Gasperini con una gara meravigliosa. Ciao ragazzi, ci divertiremo un sacco, mi raccomando, incollate lo schermo che Gianluca ci dà solo la griglia di partenza. Vado, Mortali Samarani Travagliati, Lobartolo Gasperini Ferrari, Fortunati Gioia Torlaschi, Pozzo Poncini Felapi, Balella Santi Mele, Speretta Poncini Mosconi, mentre sta quasi per iniziare la gara, si accendono i semafori, si spengono, impennatina, sì. Via! Samarani, bellissimo! Samarani, guarda lì, Samarani, bello, ma guarda il drone dall'alto, Ale, sì. Gliel'abbiamo chiesto, questi ragazzi ci ascoltano perché ci vogliono bene, Samarani e va bene. Questo è tutto molto bello, ma mi sembra che abbia già preso un altro bel distacco. Non vedo bene se siamo mortali. Questa è la migliore ripresa dall'alto. Onboard con Michael Ferrari. Che peccato, Ale, la caduta in gara 1. Aveva fatto una gara meravigliosa. Tantissime rimonte, tantissimi sorpassi. Secondo me le manderà tanto a dire. Mentre andiamo subito live con un Samarani che ha preso già un piccolo distacchetto. Onboard con Giordano Travagliati, autore di un grande quarto posto in gara 1. C'è un piccolo distacco, ma sai che Giordano è secondo, Ale? Sì, non ti vorrei dire una cavolata, ma mi sembra che sia alle spalle di Travagli, di Samarani, se non ho visto male. Qui si scodano intanto tutte le moto, qui siamo on board con Samarani che ha preso un buon distacco. Sì, è Giordano secondo, con Mortali terzo, Fortunati, e c'è una bella bagarra alle spalle. Michael Ferrari, qua secondo me Michael vuole dare una bella sferzata rispetto a gara 1, dove aveva una buona partenza. Infatti Ferrari è settimo, Ale, eh? Sì, si deve riprendere, sicuramente la caduta l'avrà galvanizzato. Aia, infilato Travagliati, infilato Giordano, da Mortali. Giordano ha avuto un grossissimo problema sulla staccata, la moto stava scappando davanti, ma è stato bravo a riprenderla. Va bene, va bene, ci si può giocare sicuramente, sì. Il secondo posto con Mortali. Attenzione, Gasperini c'è anche alle spalle. Ma quanto sta addosso Trava? Devo dirti che questa gara qua, come tutte le gare 2, sono molto più entusiasmanti, perché i piloti un po' si conoscono. Sì, è vero, traiettorie, e quindi sanno anche un po' come studiarsi, perché ovviamente Samarani devono... intanto, Ale, mi sembra che abbia già salutato la compagnia. Sì, però devo dirti che sono molto più vicini rispetto alla gara 1. E questo può confermarti comunque che i piloti sono molto più assetati di vedere il loro numero che avanzare sulla classifica generale. Assolutamente, anche perché Michael Ferrari sta cercando anche lui di imbandire una gara interessante. Vede davanti la gara per il secondo posto tra Mortali, Gasperini e Travagliati. Sì, mentre lui sta cercando di guardare davanti a sé quello che fanno Gioia e Lobartolo, perché sono lui, per lui sono loro due i riferimenti. Intanto stacca il secondo giro il buon Samarani, alle spalle c'è Mortali col numero 21, c'è Travagliati col numero 10 e c'è Fortunati con il numero 7 probabilmente. Sì, eccolo qua Giordano. Intanto alle spalle di Mortali sta provando qualcosina, Gianluca. Qualcosina, ma vedo che perde sempre qualcosa in staccata, però poi lo va a riprendere sul tratto misto. Assolutamente. Può essere che magari sta spingendo un po' troppo Gianluca e Mortali Travagliati, guardalo lì che sta combattendo in maniera interessante con Gasperini. È proprio Gasperini che sta cercando di insidiare lo stesso Travagliati. Wow! Gianluca Samarani ha messo la freccia. Mamma mia! Ha messo la freccia. Ma l'ho visto, ma entra con una cattiveria pazzesca, Ale. Sì, è un pilota ormai che... Eccolo qui, Michael secondo me sta cercando di avvicinarsi. Li sta studiando Gioia e Lobartolo. Li sta studiando. Vediamo se saranno loro i contendenti. Intanto qua Travagliati, vediamo, curva contro curva. Guarda come entra bene. E allora adesso possiamo farci una dinamica migliore, sicuramente una visione migliore, con Samarani primo, Mortali secondo, Travagliati terzo, guardalo lì, quarto c'è Gasperini. Ma Gasperini, guarda, gli è proprio addosso, Gianluca. Michael Ferrari si sta avvicinando in maniera importante per la quinta posizione, anche perché davanti sono cristallizzati, ma secondo me Michael non vuole sicuramente lasciarli andare, e adesso sta facendo una gara veramente interessante. Qui era caduto in gara 1. Ti ricordi, Ale? No, guarda, questa curva qua guadagna la fa sacco. Veramente in maniera incredibile! Occhio a Gasperini che sta infilando Travagliati! Wow! Sorpasso bellissimo, bel sorpasso da parte di Gasperini. Travagliati si mette spalle, ma secondo me non ci sta. Questi due daranno del filo da torcere, si daranno veramente battaglia fino alla fine. Sì, guarda, questi due ci hanno già entusiasmato in gara 1.
E sono, mamma, sono come forti, si avvicina. Sono due piloti molto forti e sicuramente non vogliono, vorranno mai mollare. Samarani ha sta timbrato il pass, sembra che come abbia detto, io ho un fuso orario diverso. Questo è Michael Ferrari che si sta avvicinando. Io lo vedo che proprio nella curva si avvicina molto. Poi dopo la staccata sembra che riprendano gli altri due, ma adesso si sta francobollando e si stanno francobollando tutti. Samarani, Mortali, Gasperini e poi c'è l'ottimo Giordano Travagliato. Guarda che drappata, guarda, guarda come scappa la moto e la riprende. Ma lui guarda, si diverte proprio, sì, Ale. Sì, sì, guarda, è un gran pilota perché riesce sempre a darci qualcosa in più sulla moto e si vede. Speriamo solo che non maltratti troppo le gomme per durare fino alla fine. Lui sta facendo, ha fatto faville, sai che qua c'è arrivato anche il report da parte dei ragazzi dell'organizzazione. Ci hanno detto che lui è uno dei più grandi piloti del paddock e lo sta dimostrando. Sì. Lo sta veramente dimostrando. Sì, ha una bella esperienza. Bellissimo. L'avevi chiesto, guarda lì. Guarda, due te ne hanno sono fatto. Molto contento perché l'ho chiesto in gara. Giordano si è avvicinato, Ale. Giordano si è avvicinato. Vediamo se lo passa Gasperini. Se ne stanno dando di santa ragione, sì, forse sì, qui. Ce la fa. Guarda, vediamo guarda, se va sull'interno. Guarda, no. Guarda, no. Ancora no. Respinto in però questo è lì, caso. Giallo è lì. Guarda, è su gomma. Mamma mia. Visto. Che bello! Ho visto. Che bello Travagliati! Ma chiude bene sulla parte della mamma interna, mia, Ale, ma questo è un sorpasso da leccarsi i baffi. Sì. Quanto è stato bravo? Dimmi tecnicamente quanto è stato bravo qua Giordano. Guarda, è stato attenzione, è uscito. Aia, è uscito Gasperini, proprio Gasperini, che peccato. Erano loro autori di una grande gara. Questo è Fortunati che si trova in questo momento al quarto posto. Gasperini ha mollato gli ormeggi purtroppo. L'ho visto che ha fatto un dritto. Ma Michael adesso si trova in sesta posizione perché quello lì davanti, se lo vedi bene, è proprio Fortunati. C'è in mezzo un altro pilota. Michael si trova in sesta posizione in questo caso. Sì, guarda, mi dispiace un sacco per Gasperini. Qualche rottura di motore, sì. Non è che magari ha mollato proprio la moto, lo ha mollato. No, non ho visto niente che si spaccasse. Però non ho visto fumo, ho visto soltanto che ha fatto questo dritto diretto verso i box. O sarà un problema di meccanica sul cambio frizione, oppure Giordano aveva fatto un sorpasso, però Ale, da leccarsi i baffi, da applausi. Sì. Su, però ti chiedo a questo punto se inficiasse il problema magari che aveva la moto di Gasperini. Ma può essere un po' tutto, ovviamente magari ci diranno qualcosa in più sul fine gara perché anche nel circuito chiuso. Sì, sì, nel paddock magari qualcuno riuscirà. Samarani, a Mortali, Travagliati, Ale, mentre il numero 7 Fortunati si trova in quarta posizione. Vediamo chi c'è alle spalle, se è il nostro Ferrari. Guarda che non è Ferrari, è in no, sesta Ferrari posizione. È distante, però guarda come gli scodella la moto. Mamma mia, che ingresso! E Ale, però, secondo me Ferrari sta facendo una gran gara perché si sta avvicinando. Prima il distacco a visione, proprio che lui ha, secondo me si sta avvicinando tantissimo. E guarda come lavora questa curva, Ale, come rientra a cannone, a martello, con tanto gas, avvicinandosi a chi è in quarta posizione. Sì, è sempre più vicino. Intanto vediamo il replay della partenza. Sì, vai con Michael. Guarda quando Michael quanto ha perso sulla partenza. Era sempre in una posizione comunque di comfort per entrata a curva. Si è aperto un po' per difendere la posizione, ma poi è stato infilato. Sicuramente da un paio di moto, ma forse poi si è accontentato. Anche in gara 1 mi sembra che Ferrari non sia partito benissimo. Però sicuramente la partenza non è il suo forte, ma poi che rimonta ha fatto? È molto forte sulla costanza, perché comunque è un martello. Qua con Travagliati on board che aveva conquistato in maniera sontuosa il secondo posto, lo ha mollato poi dopo su Mortali, ma adesso si trova in terza. E adesso qua andiamo un po' di slow motion, Ale. Sì, guarda, rispetto alla gara 1, se mi permetti dirti, mi sembra io molto... Io ti faccio dire quello che vuoi, sei tu l'esperto. mi sembra molto più combattuta, i ragazzi sono molto più veloci rispetto a gara 1 e hanno probabilmente settato la moto in maniera migliore. Quello che ti posso confidare è che mi sento un po'... Dimmelo a bassa voce. Sì, scusami, te lo dico piano piano. Vorrei semplicemente vedere un pochettino più di bagarre sulla parte centrale della gara, perché in gara 1 devo dire che è vero, si sono staccati molto, sì. E poi hanno preso quella posizione e non l'hanno mollata. Ti devo dire la verità, Ale, con questi replay, poi io ripeto, uno dei protagonisti che stiamo vedendo è Giordano Travagliati col team Moto Ignorant, corre nella Stock nella Dunlop Cup, è un pilota che sta esprimendo il proprio valore con la propria Kawasaki. Ricordiamo che in gara 1 è arrivato quarto, qui si sta confermando in terza posizione, mentre Ferrari Michael l'abbiamo visto in precedenza corre nella 600 Open con la propria Yamaha del team Bikers da Cordoli, ha fatto il 2019 da protagonista.
qui stiamo vedendo tanti slow motion, Ale, si stanno divertendo tanto, le gomme non sembrano particolarmente soffrire il cardio, ricordiamo che in questo caso stiamo correndo dalle 16.45, stiamo sfiorando le 17, Ale, è una gara veramente interessante e bella, mentre qua vediamo in slow motion un primo piano con la numero 13 di Michael Ferrari, che si sta rendendo autore di una bellissima gara con la sua fiammante moto, lui ricordiamo che è un Open. La sua Yamaha sta girando molto forte e devo dirti che mi dispiace un sacco per questa parte di gara 1, infatti si vede che la moto è tutta rovinata su un fianco. Però non sta mollando minimamente. Spero che abbiano fatto un buon lavoro i meccanici sui box. Tu dici per rimanere inquadrato, sì, in tutta gara? Sì, assolutamente. Torniamo live intanto, Ale, con Samarani che ha lasciato, diciamo, la compagnia di nuovo al proprio posto, mentre tra poco sta per tagliare il giro 8. Travagliati anche lui in terza posizione, vede Mortali molto distante, si sono molto assottigliate, Ale, le posizioni, cioè c'è tanto distacco tra il primo, il secondo e il terzo. Sì, probabilmente i piloti iniziano già a definire la griglia di finale, a meno che non succeda qualcosa di grave. E comunque Samarani mi sembra proprio che abbia, non dico una marcia in più, ma dico anche due, perché sì. Ogni giro dà sempre qualcosa in più al secondo e al terzo. Non so, vorrei. Guarda, ti dico che il miglior giro in questo caso Samarani lo fa in 1.08.907, Mortali lo ha chiuso in 1.09.475. C'è discrepanza di mezzo secondo, Ale. Ha preso tutto il vantaggio Samarani mentre andiamo on board live con Travagliati. Vai un po', Ale, dai. Ma guarda, su questa parte qua sta spingendo molto forte. Vede davanti a sé l'avversario che si sta allontanando, però. Si sta allontanando. Sì, però devo dirti, Gianluca, che rispetto alla parte di gara 1 mi sembrano un po' tutti più decisi. Li vedo un po' più cattivi sulla parte di entrata delle curve. Vai con Michael, perché Michael si sta avvicinando. Appunto, ti stavo proprio dicendo che Michael, su questa parte qua di gara, lui dà il meglio di se stesso, perché Fortunati e Gioia alle spalle. Ricordiamo che è caduto, o meglio, ha avuto qualche problema. Ale, scusami se ti troppo, Gasperini, non abbiamo capito, lo vorremmo capire poi nel circuito chiuso che problema abbia avuto, perché stava combattendo in maniera importante con Mortali e Travagliati per il terzo posto. L'abbiamo visto che è sceso, è andato via da solo pattinando in paddock, sì, mentre chiude l'ottavo giro Samarani e si accinge ad iniziare il nono giro, mentre andiamo a bordo con Travagliati che sta cercando di avvicinarsi a Mortali. Ma su questa parte qua di gara devo dirti che c'è molta più decisione, come dicevo prima. Si sono molto distaccati però le moto, devo dire che la differenza. Ah, guarda qui come affronta partendo largo e poi entrando interno. La differenza Travagliati. Delle capacità di moto e dei piloti si sta vedendo molto bene, perché hanno già definito la griglia di arrivo. Cioè, su Samarani, a meno che non ci fossero dei grossi problemi a livello di moto, di grip. Samarani ormai ha già fatto capire. Eccolo lì, però. L'hai visto, Michael? Michael si sta avvicinando a passi importanti. La lotta per la quinta, per la quarta posizione, per me, Ale, infervorerà tra poco. Perché vedo Fortunati e vedo comunque Gioia che se le stanno dando in santa ragione. Non sono così vicini. Qui è vicinissimo, Ale. Si è avvicinato, bravo, tantissimo. Esatto. Se riesce sempre a esprimere il massimo sul medio pezzo di gara e sull'ultimo. Infatti, guarda, Samarani taglia il nono giro, parte col decimo. Mortali, come dicevo prima, ha dato una bella sferzata e ha messo il turbo e si sta avvicinando al suo avversario. Eccolo qui, Ale, Ferrari, vediamo se entra dentro nell'interno. Io non so se ci riesca, perché è molto forte sulla staccata. Ma vediamo. Che bel sorpasso, Michael Ferrari in quinta posizione, si mette alle spalle Gioia e prova di seguire Fortunati per un obiettivo che sarebbe clamoroso, quello di tagliare al quarto posto. Sì, con l'ultimo punto ti stavo dicendo che è molto forte sulle staccate. Questa qua è la sua curva migliore, secondo me. Spero che possa ancora andare avanti per la gara e continui a spingere così, perché ci stiamo divertendo, guardate. Sì, ci stiamo divertendo tantissimo, soprattutto con i nostri onboard. Qua siamo vicini a Travagliati. Forse è meglio che Travagliati vada al risparmio e pensi di arrivare terzo, che è un obiettivo importantissimo per lui. Ma penso che non si potrà accontentare. Tagliato il decimo posto. Giro intanto Samarani, Ale. Comunque volevo soltanto ricordare che la parte di inizio gara sono stati tutti attaccati, ma si è visto subito la differenza di qualità di moto e di pilota tra i primi tre posti.
che Samarani Immortali proprio sono scappati, hanno detto ciao ciao. E soprattutto conta che Samarani sta facendo un'altra gara rispetto a Mortali, che comunque in quanto alla, rispetto alla a gara 1 ha fatto decisamente meglio anche a livello di distacco sul giro secco, sì, sul best lap, come sì, lo sì, chiamano sì, in inglese, il miglior giro. Ha ricucito moltissimo, quindi vuol dire che ha lavorato molto tra gara 1 e gara 2 Mortali, ma non è bastato. Samarani sta girando fortissimo. Andiamo a bordo con Ferrari, che sta cercando di avvicinarsi tantissimo a Fortunati. Si è avvicinato ancora di più, secondo me avrà guadagnato ancora 2 decimi e si sta facendo sotto. Mancano ancora Samarani ha staccato veramente in maniera importante Mortali, mentre Forta la solita chicane, Travagliati on board con lui, Ale sta guadagnando rispetto di tutto quanto il paddock mentre sta affrontando, ed è terzo soprattutto. Travagliati 1:09.618 il suo miglior giro, il best lap lo ricordiamo sempre. Mentre andiamo on board sempre con Travagliati, che affronta benissimo la propria curva, entra bene. Intanto Gianluca, guarda che Travagliati si sta buttando dentro le curve. Eccolo qua, è finito l'11° giro da parte di Samarani, che sta affrontando il 12° come Travagliati, come Mortali. Adesso tra un po' i nostri ragazzi della regia andranno a denunciare sulla sfida. Guarda come la tiene, bellissima staccata finale. Intanto vorrei tanto capire. Sì, adesso Ferrari, arriviamo. Fortunati Ferrari, Michael, eccoli qua. Eccolo lì. Ma tu li chiami e loro arrivano. Ma che avete? La telepatia, questi ragazzi? Guarda. Vorrei proprio analizzare i tempi. È come il primo mamma mia, ho sudato freddo per Michael. Queste cazzate sugli ultimi giri, ma non so, vabbè, niente. Ti faccio una domanda, Ale, ma non è che adesso Michael spingi, adesso si accontenta di quel quinto posto? Luca, non lasciarla così, perché sennò spingo tutto e me ne vado. Ma dove te ne vai? Vuoi andare? Ti provo a far mangiare? Sì, adesso è il momento quello dell'aperitivo. Momento serietà, che è? Ma intanto, guarda, se... Questo è Fortunati, siamo con Travagliati, perdonami, on board con Travagliati, che sta affrontando le ultime curve. Adesso a questo punto, Ale, la domanda è d'obbligo. Si sono cristallizzate le posizioni, secondo me mantengono questi distacchi. Infatti, guarda, Samarani, che penso abbia doppiato uno dei piloti. Infatti qui alle spalle c'è Mortali con uno dei doppiati, lo sta andando a doppiare anche lui. Alle spalle c'è il nostro grande Fortunati, che è in terza posizione. Michael, per me, ha staccato la spina, ma ha mollato, secondo me. Si accontenta nel giro finale della quinta posizione e dice chiudiamo così, lasciamo perdere la lotta per il quarto posto. Voilà, dove si trova Fortunati? I tempi dei giri di il miglior giro di Ferrari, Ale, è 1:10.038. Okay. Ha girato meglio nel miglior giro di Fortunati, che ha fatto 1:10.173. Okay. Ma non è bastato, secondo me si è spaventato tantissimo per paura di cadere, dove era caduto in gara 1. Sì. Ha detto sai che c'è? Lasciamo stare, chiudo almeno in questa posizione e mi prendo i punti che mi spettano e poi ci rivediamo in gara 2. Perdonami, quando dico gara 2 intendo la seconda gara del GP. Ok, secondo me ormai ha tartassato le sue gomme che non ce la fanno più, perché Michael su questa parte di gara le ha usurate tantissimo. Sulla fine, sì. Sono dei doppiati da parte di Travagliati. Taglia il traguardo Samarani, 15:08, 141, ha divorato la pista. Secondo Mortali, che esulta, Ale, però, Sì, perché comunque esulta Mortali, sgasa anche Travagliati, che è terzo con l'STK. Fortunati quarto, quinto, lo straordinario Michael Ferrari, e poi via via Gioia, Pozzo, Torlaschi, Barella, Poncini, Lobartolo, Felappi, Mele, Santi. Che bella gara anche questa, Ale. Abbiamo i nostri 30 secondi per chiudere. È stata una bella gara 2. L'ha vinta ancora Samarani, secondo Mortali. Qui bene, Travagliati terzo, Fortunati quarto, quinto Ferrari. Dobbiamo capire poi nel paddock, nel circuito chiuso, cosa ha avuto Gasperini. Sì, guarda, la domanda che mi farei per primo è che cosa ha fatto. Abbracci, applausi per Mortali con i suoi ragazzi. E forse era Samarani, anziale, che esulta la doppia prima posizione, dove ha fatto un vortice, ha veramente divorato la gara. Sì, e qua tanto ci regalano un'impennata, tutto a cielo di
del circuito di Varano. Ale, chiudiamo così: doppio primo posto per Samarani, doppio secondo per Mortali. Benissimo Travagliati, che arriva terzo in gara 2, ci lascia tutto questo. Andiamo nel paddock per le per l'intervista, circuito chiuso. Un grazie a te, Ale, grazie, per questa 600 te, Open gara 2. Un abbraccio e un beso a tutti. Buona giornata e buona moto, ciao! Ah, contento? Contentissimo, felicissimo del weekend svolto. Ringrazio tantissimo il mio team 2R Moto, MRT Corse, per continuare a credere in me e a supportarmi in tutto, in tutto. E stiamo vedendo che, nonostante tutto, la parola crederci sempre è proprio così, perché ringrazio tantissimo Dunlop che mi sta mettendo in condizioni davvero di togliermi ogni mia paura con queste gomme. Sto lì davanti, c'è ancora un pochino da migliorare, ma siamo sulla retta strada, dai, sulla giusta strada. Bravo! Suda soddisfazione, grazie Giordano. Grazie a voi. Ciao, è stata dura, fa caldo, ce l'abbiamo messa tutta, dai. Ho avuto problemi col cambio elettronico in gara 2, purtroppo non andava, dovevo cambiare alla vecchia maniera, un giro sì, un giro no funzionava, quindi alternare, insomma, però ho dato tutto bello. Sì, però la cosa più dura è per noi cercare di tirarti fuori due parole come in intervista. Comunque grazie ancora, Michael. Grazie a voi, ciao, ciao. Ciao, grazie. Fatto. No, com'era? La figa come si è messi? Morto! Ali! Ali! Era figa, ma era?